Buonasera a tutti, un cordiale saluto di benvenuto a tutti i presenti, autorità militari, civili ed anche politiche, grazie per essere venuti. In questi giorni mi hanno chiesto a me particolarmente, ma anche a tutti i consiglieri, il motivo perché la prelata si interessava anche di queste tematiche. Bene, io gli ho risposto che durante la settimana marziana tenuta in questa edizione ultima, nel 2019, abbiamo avuto l'onore di ricevere come ospite l'ex presidente del Senato, Pietro Grosso, magistrato in prima linea che ha combattuto per tutta la sua vita la mafia, la criminalità organizzata. Un dibattito veramente particolare, interessante, momenti brividi ha fatto venire a tutti quanti. Ha raccontato che durante il maxi processo tra l'85 e l'86 i 300 imputati hanno fatto prendere il maxi processo 3.000 anni di reclusione, ha 300 indagati e 19 ergastoli. Ha raccontato la sua vita per te, una vita fatta sempre attenzionata dalle scorte delle forze dell'ordine, una vita a cui un collaboratore della giustizia, Badarella, riferisce durante una deposizione in tribunale, un interrogatorio di Carlo, non ha affermato che dovevano fare a lui dopo le strage di Borsellino, Falcone, quindi dovevano uscire anche per il resto. E queste parole le pronunciava con una calma, con una serenità, che veramente faceva piangere questo signore. Quindi il motivo perché noi abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa risiede proprio da questa esperienza che abbiamo visto tutti quanti. È stata interessante quella di ospitare Pietro Grosso, così come sarà il racconto che sentiremo tanto. Ringrazio a tutti quanti e buon ascolto. Grazie. Buonasera a tutti, in primis porto le scuse di Presidente Franco Felici per non credo essere presente per la possibilità lavorativa, con le sue scuse porto saluti suoi e di tutto il consiglio degli avvocati da Vecchiano e degli avvocati appartenuti al nostro cuore. Grazie per averci invitato in questa manifestazione che secondo me è così interessante e molto attuale e pertanto ringraziandovi moltissimo, lascio la parola agli addetti e grazie ancora. Buonasera, benvenuti a tutti. È straordinario vedere una così folta presenza alla presentazione di un libro sulla mafia. Io mi complimento con voi per la vostra sensibilità, oltre che con gli organizzatori di questo incontro che è la prologa di Alessandro. Parleremo del libro di Attilio Bessoni. Attilio Bessoni è quello che non abbia bisogno di grandi presentazioni perché è un giornalista di lungo corso, un cronista di lungo corso che ha militato, ha svolto la sua carriera professionale per uno dei giornali più prestigiosi. Ha cominciato con l'Ora di Palermo, devo dire che era una cucina di grandi cronisti di cronaca nera e di esperti di mafia, di antimafia e comunque di criminalità in senso più generale. No? L'Ora di Palermo io credo che sia stata una delle scuole di giornalismo più importanti che ci siano state in Italia. Però poi ha continuato la sua attività professionale con la Repubblica, il giornale che è stato fondato nel 1976 da Giulio Scalfari, e è stata la punta di diamante di tutto il filone che ha riguardato la mafia in Italia. Non si è occupato soltanto di mafia in Sicilia, si è occupato di tutte le più grandi organizzazioni criminali, compreso la 'Ndrangheta ed altre. Quindi Bolzoni, come dire, è un osservatore di questo fenomeno della mafia, delle sue trasformazioni, delle trasformazioni che ha subito nel corso degli anni, perché la mafia non è sempre stata la stessa, spesso ha assunto veste camaleontiche, cioè è riuscita a trasformarsi, ad adattarsi, ad arrivare dentro il cuore dell'apparato, degli apparati dello Stato in maniera spesso invisibile, spesso in maniera cruenta.
Quindi parleremo del fenomeno mafioso in generale, avendo come punto di riferimento questo libro importante che lui ha scritto, Il padrino dell'antimafia, una cronaca italiana sul potere infetto, eccolo qui, edito da Golfo. Io credo che poi uno degli scopi della presentazione di questi libri è anche di diffonderli, venderli, no? Perché credo che ci sia qualcuno attento al banchetto per la vendita del libro. E che dire, è un libro che non lascia indifferenti, è un libro che ti segna a fondo, perché riesce a farti capire in maniera chiara, in maniera così come sanno fare i giornalisti importanti, i giornalisti che usano la penna con una facilità di scrittura che Bessoni lo dimostra, è una dimostrazione assolutamente tangibile con questo libro. Riesce con una chiarezza incredibile a farti capire la trasformazione che questa organizzazione criminale ha subito nel corso degli ultimi anni, a partire dalle stragi del 1992-1994, la stagione stragista della mafia, gli attentati a Roma, a Firenze, ve lo ricordate, e da qui poi insomma c'è stata tutta l'evoluzione che ha riguardato la trattativa stato mafia. Lui riesce a ci porta per il mano e farci capire come quella stagione, come la mafia abbia chiuso quella stagione e ne abbia inaugurata un'altra ancora più stupida, meno cruente di quella, ma molto più stupida. E la stagione che io definivo prima con lui, chiacchierato informale prima dell'inizio di questo incontro, come la mafia 4.0, cioè la mafia moderna, che lui diceva, io un magistrato l'ha definita la mafia trasparente, poi ci faremo spiegare da lui nel corso dell'incontro che cosa significa questo. E lì se lo fa capire attraverso un caso montante, il caso montante che questo presidente di un'associazione della Confindustria siciliana, non solo questo, questo personaggio a riassumere in sé tutta una serie di incarichi che lo mettono al centro di tutta la vita politica, istituzionale, religiosa addirittura. Della Sicilia. Lui dice all'inizio di questo libro che ridurre tutto al caso montante e riduttivo, ma in realtà io credo che sia paradigmatico questo fenomeno, di questo personaggio, di quello che la mafia sta diventando. E troviamo, come dire, coinvolti in questo percorso che Calogero Montante, Antonello, che lui definisce Antonello Montante, presidente della Confindustria siciliana, che poi è stato arrestato, come voi sicuramente sapete, riesce a coinvolgere in questa sua attività criminale gli apparati più insospettabili dello Stato, i servizi segreti, più onorevoli. La politica, vabbè, ma sulla politica, come dire, non ce ne facciamo meraviglia più di tanto, ma addirittura organi istituzionali. E quindi riesce a condizionare tutta una serie di attività all'interno della Sicilia, tanto da diventare addirittura il paladino dell'antimafia. Lui diventa il paladino dell'antimafia. Quando si parla di antimafia, si parlava fino al 2017-2018 di antimafia in Sicilia, si faceva riferimento a Antonello Montante. Pensate che cosa era diventata la mafia in Sicilia. Però, ecco, di questo adesso parleremo con il protagonista di questo libro, che
come dire, non l'ho scritto a cuor leggero, io credo, anche perché poi ha subito intimidazioni. Io credo che le intimidazioni che ha subito Bolsonaro nel corso della sua carriera siano innumerevoli. Quando però ha cominciato a indagare su questa vicenda di Mancante, e lì addirittura sono stati coinvolti anche aspetti familiari, addirittura si è arrivati a intimidazioni la compagna, insomma ci sono stati delle cose, dei messaggi inquietanti che adesso nel corso dell'incontro scopriremo. Io ripeto, sono rimasto assolutamente sconvolto, come dire, forse eccessivo, ma sono rimasto assolutamente colpito dalla capacità che ha questa organizzazione criminale di razionalizzarsi, di adattarsi, di normalizzarsi, di trasformarsi, di insinuarsi negli intestini più profondi dell'apparato dello Stato. Riesce a far nominare cavalieri della Repubblica le persone più incredibili, riesce a pilotare gli appalti, riesce in tutto quello che è. Il suo diario segreto, scavato nel bunker della sua villa, c'è un elenco di personaggi, anche di giornalisti, e di questo poi parleremo con calma, con Bolsonaro, giornalisti del libro paga di Mancante, giornalisti che scrivono libri, con prefazioni addirittura di Andrea Camilleri, che ne esaltano le gesta degli avi di Mancante, addirittura ha costruito dietro di sé una genealogia credibile, autorevole, perché è l'emblema, vuole diventare, essere l'emblema, e lo è diventato, lo è stato per diversi anni, l'emblema dell'antimafia, per essendo accusato, poi si è visto, di associazione esterna in mafia. A Pino Bolsonaro. Allora, la prima domanda che mi viene da farti è: questo libro nasce per una sorta di intuizione giornalistica, no? Come soltanto con la mia CIA di chiudere, perché poi la tua scuola, la scuola della nostra generazione, la scuola dei giornalisti del Sud, di strada, del Sud. Io leggendo il giornale di Sicilia, lo leggevo dalla prima all'ultima riga, il giornale di Sicilia, quando tornavo in Sicilia, quando avevo la possibilità di leggerlo, per trovare il detto e anche il non detto. E attraverso il non detto, le non notizie riportate, lui riesce a capire che cosa sta succedendo in Sicilia. Ti può spiegare un attimo questo passaggio? Senti, buonasera a tutti, grazie per le tue parole, grazie Carlo, grazie Lando, grazie a voi. Allora, io non so se presento il libro, io che poi a tutti, se vedo che poi sottofermi le forze antidroping, quando parlo io sono disponibile, perché anche se quando lo scrivo, io dico, ma che sto scrivendo? Io dico, ma è andata così, avevo 63 cattini. Il libro è uscito prima della condanna. Ma si sente? Allora, cominciamo da quello che mi hai chiesto, Presidente. Io sono originario di Caltanissetta, che è una città di 60.000 abitanti, al centro della Sicilia, non c'è il mare, ho una mamma di 94 anni, che vado a trovare, a Caltanissetta non c'è una massa da fare, quindi leggo libri e giornali. Ogni volta che vado a Caltanissetta mi prendo 15-20 giorni. E mentre tutti i giornali io li leggo come fa un vecchio giornalista con velocità, perché se riconoscere un articolo se è buono, se è interessante, se non è buono dal titolo, tutti i giornali, compreso il mio, c'è un giornale, che è il giornale del potere in Sicilia, il giornale di Sicilia, io leggo
pagina dopo pagina, colonna dopo colonna, riga dopo riga, avidamente, con voluttà, perché è il giornale del potere, è il giornale che mi fa capire come vanno le cose in Sicilia. Ma non leggo, non lo leggo normalmente, lo leggo al contrario, perché le notizie che non ci sono sul giornale di Sicilia e ci sono sugli altri giornali, perché le notizie che mancano sul giornale di Sicilia, le notizie mancanti sono quelle più importanti. Che cosa mancava nell'estate del 2014 sul giornale di Sicilia? Mancava la foto del vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla legalità, faro dell'antimafia in Italia, abbracciato con il questore, con il procuratore, col comandante dei carabinieri, col sindaco, col presidente della regione. Non c'era un giorno, due giorni, tre giorni, 15 giorni, ho notato questa mancanza. Da questa mancanza, insieme a un collega che si chiama Franco Liliani, mi sono messo in moto per capire che cosa era accaduto. E dopo poco tempo abbiamo scoperto che era indagato per concorso esterno. Dopo 4 mesi di non basta sapere se il signore indagato, non conoscevamo il contesto, non sapevamo niente, quindi abbiamo dovuto, l'indagine era segretissima, interrogare il territorio, e il territorio racconta sempre tutto. Dopo 4 mesi è successo qualcosa. Il ministro dell'interno Alfano, di 60 milioni di italiani, ha scelto lui come rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati. Quindi dopo 4 mesi di istruttoria giornalistica abbiamo deciso di pubblicare l'articolo. C'è anche un altro, in quei 4 mesi che cosa è successo? È successo che ho visto delle cose, io ve l'ho detto come di preconcetto, da ragazzino vedevo arrivare il capo mafia, dove dicevano che il capo dei capi della mafia siciliana, Giuseppe Giancarlo, l'erede di Calò Vigini, quello che ha colto gli americani durante lo sbarco, era di Mussomeli, circa 47-48 anni, attendeva, una piccola parentesi per farvi anche, il dottore Falcone nell'88 gestì un collaboratore di giustizia molto importante che si chiamava Calderone, e a fine gestione fuori verbale, finito il suo lavoro di giudice istruttore, si sentì dire da Calderone: se lo ricorda Giuseppe Giancarlo, non lo ricordo, certo, esattamente chi è il capo dei capi, dice: guardi, noi dentro la Cosa Nostra lo chiamavamo Gina Lollobrigida. Dice: ma perché? Dice: perché era ogni giorno sul giornale, una volta lo intervistava Biagi, una volta lo intervistava Montanelli, una volta lo intervistava Bernardo Valli, e noi ridevamo dentro la Cosa Nostra, dice: Talè, guarda, Talia, guarda, c'è Gina sul giornale, mentre il vero capo dei capi era un certo Fazio, che non conosceva nessuno, di Trapani. Però era un capo importante, questo Giuseppe Giancarlo scendeva dal paese e si metteva di fronte al comune. Io è morto nel 74, nel 76, ma io da bambino me lo ricordo, e anche il comune, con le spalle una bellissima pasticceria, e arrivava il sindaco se lo baciava, il questore se lo baciava, il ministro se lo baciava, il sottosegretario se lo baciava, il comandante se lo baciavano tutti, il prefetto se lo baciava. Ecco, dopo quasi mezzo secolo io visto mentalmente con il prefetto che se lo baciava, il questore che se lo baciava, il ministro che se lo baciava, il sottosegretario che se lo baciava, il comandante dei carabinieri se lo baciava, il comandante della finanza se lo baciava, i giornalisti scodinzolavano intorno come dei cagnolini da salotto. E a me quell'immagine mi ha fatto capire non la mafia punto 4, vero presidente, ma dopo la spaventosa parentesi dei corleonesi, delle stragi, dei morti, mi ha fatto capire che la mafia era più appropriata della sua natura, era tornata a se stessa, era tornata a mafia, senza sparare in colpo, perché in questa storia non c'è una goccia di sangue, c'è solo il terrore, la paura. È la mafia dei 200 anni precedenti le stragi e dei 27 anni che si separano da quel tragico 1992.
E così c'è un aspetto però che mi inchioda più di altri. Dopo l'assassinio di Libero Grassi nel 91, parte questa riscossa degli industriali, dei commercianti siciliani contro il racket del pizzo, contro il racket della Russia. E si crea, per dire, un clima, un'atmosfera che viene salutata da tutti noi italiani come una rivoluzione, la rivoluzione siciliana, no? La rivoluzione dell'antimafia. Ebbene, una rivoluzione gestita direttamente dalla mafia. E il codice etico che poi fu adottato da questa associazione, dall'associazione di Controindustria Siciliana, prevedeva l'espulsione di tutti coloro che direttamente o indirettamente avessero favorito il racket del pizzo. Non c'è stata un'espulsione. Ecco, è possibile che anche l'antimafia vera, l'antimafia istituzionale, non si sia posto questo problema, non abbia capito questo aspetto? Questo è l'aspetto più angoscioso della vicenda. Poi magari vi racconto cosa è successo quando partì la rivoluzione. Io non sono né un poliziotto, non sono un carabiniere, non sono un magistrato, io sono solo un giornalista. Quindi l'aspetto giudiziario mi interessa come giornalista per registrarlo. E non mi interessano le persone che involtano nell'indagine, perché se uno non è una persona per bene, fa il pizzo, poi arriva il carabinieri, il finanziere, il poliziotto, il magistrato, il popolo. Non mi interessano le persone che sono coinvolte in questa indagine, dal punto di vista dei cittadini italiani. Non mi interessano nemmeno i beneficiati, che sono centinaia e centinaia. Va da un ex comandante generale dei carabinieri, a due vice capi della polizia, altri papaveri del Viminale, un codazzo esterno di prefetti di questione, un codazzo esterno di ufficiali della finanza, giornalisti, scrittori, eccetera, eccetera. Mi interessano perché essendo beneficiati da questi signori, sono coinvolti in qualche modo. La cosa spaventosa è la maggior parte degli apparati antimafia, che pur avendo un sapere, presumo che abbiano avuto accumulato un sapere nei 27 anni dopo le strade, e prima dal maxi processo, il presidente della Prefe citava il presidente Grasso, quindi il maxi processo si celebra dal febbraio dell'86, si conclude il dicembre dell'87, l'istruttoria è dell'84, la sentenza ordinanza è dell'85, del più antimafia di Palermo, quindi ci sono più di 30 anni di accumulazione di sapere, non è come negli anni 50 e 60. Eppure gli apparati dello Stato non si sono accorti di niente. Qualcuno ha fatto finta di non accorgersi, è ovvio, certo che mi ha fatto alcuni, ma altri ritengo che sia una scelta di una cosa. Perché quando poi vedo il procuratore generale X, il presidente della Corte d'Appello X, che vanno ai convegni, mi dico, ma l'hanno chiamato? E si lavorano tanto. Ma io ci resto un po' male. Ci resto un po' male perché se vedo dei personaggi al di sotto di ogni sospetto, perché non so se le montano, ma circondati da personaggi che io li trovavo nei piccini di Provenzano, di Gistrò, personaggi che erano stati nominati dai governatori della Sicilia, arrestati e condannati e schierati da indagini importanti, e stavano in mezzo al voto istituzionale dell'antimafia. Il giorno che ho scritto l'articolo con Franco Giuliano, è uscita, era febbraio, il 9 febbraio, era appena uscita la relazione annuale della Corte d'Appello, dove diceva che questo era il faro dell'antimafia italiana. Era uscita la relazione della Procura Nazionale Antimafia. Quindi pensate anche voi, un giornalista che si ritrova, la Procura Nazionale Antimafia che dice che non si muove. Il presidente della Corte d'Appello di San Giovanni Signore, il procuratore generale della Patrizia. Allora, io
fatto solo il giornalista, però fatto il giornalista. Il territorio lo sapeva chiaramente. Non lo sapeva solo. Non lo sapevano nei palazzi di giustizia. Gran parte, perché un pezzo della giustizia funziona sempre bene in Italia, sempre. Non fa questo giusto, l'immagine non è fatta. La rivoluzione. La rivoluzione era questa, ricordo se il 2006 o il 2007, organizzano un convegno di imprenditori siciliani in un bel teatro di Palermo, siamo il Teatro Biondo, io ci vado, e a parte il prefetto, il questore, qualche altro rappresentante delle istituzioni, su 300.000 commercianti siciliani ce n'era uno, un tale Bruno Piastese di Siracusa, lo ricordo ancora perché era l'unico, l'avevano bussato 3 volte il pub. Quindi un fallimento totale. Esattamente un anno dopo, quello stesso teatro era strapieno, più di 1000 persone, con Montante e Lobello, Ivan Lobello, il primo presidente di Confindustria che lancia la rivoluzione, che dice basta, dobbiamo denunciare il racket e le estorsioni, dobbiamo denunciare i mafiosi, in nome di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso alla fine dell'estate del 91, perché aveva denunciato pubblicamente il racket, il signor Anzalone, e venne ucciso perché era diventato un obiettivo politico militare. E quindi, per comune, chi non ha pregiudizio, dice, questi industriali dicono, dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo voltare pagina. Il presidente di Confindustria Palermo precedente diceva paghiamo tutti, perché così paghiamo meno, calmieriamo il prezzo del racconto. Quindi dobbiamo pagare tutti. Quindi io ho accolto tanto il mio articolo in prima pagina su Repubblica con un grande interesse, con grande curiosità questa rivoluzione. Ma mese dopo mese vedevo che non succedeva niente. Poi io sono andato a lavorare tanti anni fuori dall'Italia, ho lasciato la Sicilia, poi tanti anni in Calabria, però seguivo sempre il mio figlio siciliano. Questi continuavano ad andare in commissione parlamentare antimafia, a dire abbiamo 100 imprenditori, 200 imprenditori, perché no, non abbiamo visto qualche insetto, dice vieni, dice qua non hanno espulso nessuno, nemmeno uno. E raccontavano frattole, frattole che nessuno controllava. A qualche rispetto io non conosco un solo imprenditore, uno solo imprenditore. Eppure in settembre credo del 2013, nel 2014, ma credo del 2013, sempre il ministro dell'interno Alfano convoca un comitato di ordine pubblico e sicurezza nazionale, non si faceva dai tempi delle stragi, a qualche rispetto intitolando la città, nominando la capitale italiana dell'antiracket. Gli amici chiamavano, ma guarda che qua nessuno denuncia. E arrivò il capo della polizia, il capo dei servizi segreti, il comandante generale della finanza, il comandante generale dell'armi. Vado in una di queste stati anche per questa, prima trovo una zona franca della legalità, unica in Italia. Dopo che questa zona franca della legalità è una cosa che mi hanno spiegato 30 volte, alla 30ª forse l'ho capito, un bel pasticcio dove la regione ha dato 51 milioni di euro, che non si sa dove sono finiti, di incentivi agli imprenditori e commercianti per denunciare il racket. Chi l'ha voluta questa zona franca della legalità? Un governatore lombardo appena rinviato a giudizio per concorso esterno e un imprenditore che sarebbe stato indagato per concorso esterno. I conti non mi sono, manco in Italia, manco in Sud America succedono queste cose, tutti contenti, i prefetti, i centri della cappella, il tessore, tutti contenti, e l'associazione antimafia zitta, la testa sotto la sabbia. Io parto da dati reali per iniziare questa indagine. Poi, a un certo punto, mentre la scrive, per esempio, io scrivo la scritta in fretta, questo libro scrive in fretta perché dopo che ho letto le carte, le carte, tra parentesi, ci sono il numero delle pagine superiore a quello delle indagini sulla strage di Capaci, per darvi un'idea.
magistrati che indagano su questa vicenda sono pochissimi, bravissimi ma pochissimi. L'organo inquirente e la squadra mobile da concetto sono 16 persone che si sono blindate perché avevano spiega per tutto. Capo dei servizi segreti del tempo sotto processo, naturalmente, il generale Spoli. E il fratello, il questore di Roma, ha anche visto che è stato, hanno chiesto una richiesta in via giudizio perché faceva le stesse commentanti della quale questore di Roma. Che si chiama Carmine Spoli. Quindi sono dei dati oggettivi, no? Saltiamo perché gli argomenti adesso come dire ce ne abbiamo agli occhi. I fratelli Esposito mi hanno fatto per dire Si capisce per dire la trasversalità dell'azione di Manicanti. Lui riesce a condizionare, anzi a imporre la nomina di assessori non solo a Lombardo ma anche a Crescenza, riesce a imporre. Ma addirittura rischia di diventare ministro della Repubblica. Non rischia perché lui non vuole fare il ministro. Renzi gli propone di fare il ministro e lui gli dice no, perché lui era interessato all'agenzia dei beni confiscati. Dove ci sono i pistoli? Ora lì è il problema che Renzi gli propone di fare il ministro e lui è allo bello. Lo bello è il suo gemello della rivoluzione, tanto lui è maestro, perché penso che lo chiamavano Al Capone, tanto non sa parlare l'italiano, invece Lo Bello è anche fisicamente longilino, ammassato, girava, io sono stato intervistato a centinaia di volte, non ci sono riuscito, girava con una borsa di pelle e una volta ho detto ma che stai dentro questa borsa di pelle? Dice, le poesie di Baudelaire, perché io non mi addormento senza avere letto Baudelaire. Io gli ho detto io sento le pecore ancora, parole belle, no? Quindi camminano insieme, anche lì doveva diventare ministro, non è diventato ministro, volevano far diventare ministro l'amante di Montante, l'assessora regionale alle attività produttive, perché l'assessorato alle attività produttive della Sicilia poteva fare, secondo le loro parole, la terza guerra mondiale, tanti soldi. Invece lì il suo obiettivo qual era? Era andare all'agenzia dei beni confiscati, perché in Italia le organizzazioni mafiose tradizionali non hanno stampo con il braccio armato dello Stato. Le nostre polizie, le nostre forze di polizia sono le più brave del mondo per la mafia tradizionale oggi, negli ultimi 30 anni sono più brave delle FBI, perché abbiamo tante mafie, sono molto allenate, hanno il titolo della finanza, dei carabinieri, i poliziotti, sono le polizie più brave del mondo, non possono competere la polizia tedesca che non so dove cominciare, no, ci sono i più bravi. Anche per scovare i tesori, infatti in Italia è difficile sfuggire dai mafiosi ai controlli antimafia, e i tesori vengono individuati, e c'è un tesoro sterminato, si dice che sono 50, più 60, più 70 miliardi. Il problema è un altro, che lo Stato è incapace di gestirlo, perché politicamente non vogliono che questa macchina della gestione dei beni confiscati funzioni. Quindi da una parte lo Stato ha una grande capacità nello scovare queste ricchezze e dall'altra una totale incapacità a gestirle. E infatti al di là dei prefetti che si seguono al vertice di questa Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, andare anche Mandratela non può fare niente perché è una macchina che non funziona, ma c'è una volontà politica per non farlo funzionare. E quindi lui non gliene fregava niente di diventare ministro. Può andare là ti faccio respirare un attimo. No, un'altra cosa riguarda i tuoi appunti segreti, il tuo diario che poi è stato trovato in questa
in questa stanza segreta dietro la libreria, credo che sia stanza non nemmeno tanto originale, come nascondiglia. E lì, cioè, il cosiddetto libro paga, ma non solo il libro paga di tutti, ma c'è anche una puntigliosa ricostruzione delle sue giornate. Ho incontrato tale, ho incontrato quell'altro, ho promesso questo, ho fatto quell'altro, eccetera. A un certo punto scrive che Attilio Bersoni gli ha chiesto dei favori. Quindi c'è un disegno anche preventivo di discredito di possibili. Hai già cominciato tu a indagare probabilmente su di lui, perché lui era circondato da spioni, da gente che gli riferiva le cose, in procura, i servizi segreti, polizia, carabinieri, un po' tutti coinvolti, un po' tutti, come dire, al servizio del califfo della Sicilia. Quindi probabilmente lui è venuto a conoscenza delle tue indagini insieme all'altro collega giornalista, e quindi ha cominciato a costruire delle prove anche contro di te. Quante volte hai incontrato Bentanto? Io ho incontrato 2 volte e mezzo, si può dire, nel senso che una volta non ricordavo quando, nel 2012, 13, 11, un imprenditore mi invita a cena, lì sul Caldice, incontrato Belgioni a Francia, con Precaldo, una volta era una cena, per una 15 persone dall'altra parte del tavolo. Poi una seconda volta l'ho incontrato qualche mese dopo, sono andato a fare un servizio a Gela, il procuratore, la dottoressa Locchi mi ha invitato a casa, ho trovato lì, ma sono andato subito dopo, ci si è salutato, e una mezza volta che stavo andando al barbiere, abbracciato come un polipo, poi se io mi ricordo non l'ho più incontrato. Le storie a cui ti riferisci sono state oggetto giustamente delle indagini della polizia, dei carabinieri. Il libro ne riporto 2, una terza non la riporto, che è la più grave, ma ci sono delle indagini in corso, forse non dovremmo anche sapere che ci sono queste indagini. Io sono da una parte portoghese e dall'altra sono sempre giornalista, quindi è, come dire, forse il mio mestiere, perché se uno legge le carte, chi conosce le vicende sa che cosa stava succedendo. I poliziotti ascoltavano, quindi hanno scoperto una terza cosa, non ce ne voglio parlare. Sì, vabbè, è normale. Trovano una mia lettera, credo 6-7 anni fa, ho fatto un film, su 4 persone, un libro in film su 4 persone. Il professore della Chiesa mi chiede perché li ho conosciuti tutti e 4, 2 poche perché ero troppo ragazzo, e 2 un po' meglio, mi chiede nel ventennale della morte del dottor Falcone, del dottor Borsellino, nel trentennale del generale della Chiesa e dell'onorevole Filatorre di fare una storia dove si intrecciano questi 4 personaggi, soprattutto si intrecciano le storie del generale, dell'onorevole Filatorre e naturalmente dei 2 giudici palermitani. Poi decido di fare un film, sono abbastanza inesperto, sono una casa di produzione, è un film, un documentario, questo è circa 120.000 euro, troviamo 80-90 mila euro, siamo nel 2011-2012, e mancavano 30 mila euro. Allora mi dicono, ma tu conosci questi lentimassi di qua di là, di questi, conosci un po' di gente, adesso faccio un po' di telefono, mentre c'era una riunione, e chiamo anche lì per farmi dare il numero della Marcegaglia, la Presidente del Consiglio di Sicurezza. Ho ritrovato dopo anni questa telefonata con una costruzione, però. Ma chi ha suoi soldi, quindi si è vendicato. Se però io sono un siciliano della Sicilia interna, le cose le faccio, sono anche abbastanza ossessivo in alcune cose, e poi ho delle regole. Se ho un buon lavoro, ho sempre avuto un buon lavoro, io alcuni lavori li faccio gratis,
faccio volontariamente. Quindi sto in contratto dove faccio tutto volontario, dove in gestione con la stata libera, ho nel contratto che ho pagato, insomma ho tutte le carte a posto. Naturalmente lì ha costruito un'altra storia, per questo ci sono i miei avvocati, adesso sono costretto a girare con gli avvocati. Che sono un avvocato e un compagno di scuola avvocato che non mi avrebbe più salutato se non avessi preso come avvocato. Quindi ho, come nei film americani, parlato con il mio avvocato e querelo un po' di gente, perché girano, c'è anche questa cosa molto sgradevole, perché una volta ti fa sorridere, poi se non ti fa impazzare, no? La voglia e il tentativo di far passare la vittima per tempo. Poi soldi di quel film non ne presiamo per il mito di scrivere. Quindi c'è anche questa, cioè, siamo tutti uguali. Lui ha costruito due o tre storie, su di me ma anche sugli altri. Sono i suoi quarti di nobiltà, si è costruito. Un magistrato antimafia del pool di Caltanissetto, il dottor Marino, ha costruito, stava per costruire tante altre cose, perché si era opposto diventando assessore regionale per una breve stagione, gente che cerca i numeri di targa dei magistrati, che pedina i figli dei magistrati, che controlla tutto, dove una centrale di Firenze, dove andare in albergo. Io vado sempre, giro tutta l'Italia, mi controllavano dove andare in albergo, mi facevano lettere anonime, poi nel cervellino del Ministero dell'Interno facevano le interrogazioni. Ah, sono tutti arrestati questi, processati e condannati naturalmente. Non tanto fabbrica biciclette, una delle cose che diverte di più anche le venti a Brescia di volta che l'incontro è la storia delle biciclette regalate a tutte le enti d'Italia, compresi il Papa Vatico e presidente napolitano. Non so se anche le venti è arrivato anche alla vettura di Milano. Vabbè, insomma, diciamo, le biciclette regalate da mancanti ai potenti dell'Italia. Io ho provato anche con Attilio Bolzoni a regalare una bicicletta, però poi lì, come dire, un appassionato di bicicletta ben alto nella sua collezione. Quindi, insomma, quando ho provato a regalare la bicicletta a Bolzoni, il Bolzoni mi ha fatto sapere, guarda, che è il mio direttore del giornale, e lui provvederà a darle in beneficenza a qualche associazione. La parola beneficenza è ritornante. Sì. Però insomma, io voglio allargare questo un po' il discorso da Mancanti. Tu a un certo punto in un tuo articolo scrivi: da quando esiste l'antimafia moderna, una trentina d'anni ufficialmente dopo l'omicidio del generale della Chiesa, non è mai stata così ubbidiente l'antimafia, che rimanente e attratta dal potere. Sopravvive tra liturgie, litanie e un fiume di denaro. Tutto ciò che conquista lo status di antimafia certificata si trasforma in milioni o in decine di milioni di euro, in finanziamenti considerevoli a federazioni antiracket, in contributi per vivere la neve, naturalmente con legalità, in uno spargimento di risorse economiche senza precedenti, e nel suo assoluto arbitrio. Non vado avanti, ma scrivi anche altro molto molto pesante. Tu sul tuo comodino hai il Candida, ovvero un segno fatto in Sicilia, di Sassia. In un colloquio tra questo vecchio generale fascista che ha fatto la guerra di Spagna e poi si è convertito, come dire, all'antifascismo, c'è un colloquio con Candido. Candido, che era diventato comunista nel frattempo, gli dice: ma è possibile che tra il tuo fascismo e il tuo antifascismo, come è stato possibile questo passaggio? E lui mi risponde: non c'è differenza. Non vorrei che stesse accadendo la stessa cosa tra mafia e antifascismo. Questo è un discorso il più delicato, il più doloroso, il più, per me anche doloroso. A me non piace quando c'è un'espressione molto sgradevole per me, che è la mafia dell'antimafia. Come se la mafia avesse qualcosa a che fare con l'antimafia. L'antimafia è una storia nobile in Italia, soprattutto in Sicilia, una storia di
morti, se penso al dopoguerra, tutti i sindacalisti, i carabinieri, i sindaci che hanno ucciso, non si chiamavano antimafia, perché non c'era la parola antimafia. La parola antimafia nel linguaggio comune entra nel 63 con la istituzione della prima commissione parlamentare antimafia. Non si chiamavano antimafia, ma era antimafia. I contadini che andavano a occupare le terre perché non avevano di che cosa mangiare, la polizia di Selva, la sbirraglia di Selva, non la polizia, la sbirraglia, gli sparava addosso, non si chiamavano antimafia, ma era antimafia. Poi l'antimafia moderna nasce appunto nell'82 con quei cartelli, se vi ricordate, la sera che uscivano in generale alla chiesa, più muore la speranza dei palermitani onesti, ed esplode, brutta espressione, si diffonde nel 92 dopo l'uccisione del dottor Falcone e del dottor Bezzolini, ed ha una sua carica progressiva, l'antimafia, che fare. Questa carica la perde, ma la perde perché? Perché perde la sua libertà. La libertà si perde col denaro. Se io vado dal sindaco di Luca e faccio se no sono antimafia e chiedo soldi sempre al sindaco, il sindaco me li dà. Io non posso parlare male del sindaco. Se io vado in assessorato a chiedere dei soldi, non posso poi parlare male dell'assessorato. Se vado al ministero con i pompon, come si chiamano i pon, io li chiamo pompon, o vado al MIUR a chiedere un sacco di soldi, perché è sempre un'organizzazione, una situazione più grande, non posso essere libero anche se sono la persona migliore del mondo. E questo è un dato, i soldi. Secondo è un dato culturale, per esempio. Secondo è un dato culturale. Se non si ha sapere, le principali, le più grandi associazioni antimafia, le più rispettabili, non hanno sapere, hanno dimostrato di non averlo, e questa è come dire, l'ipotesi migliore, è da quella che penso io. Quando la mafia spara, si manifesta con la violenza delle armi, con le stragi, i classici, i corleonesi, è facile riconoscerlo, il sangue, i cattivi sono da una parte, ma quando la mafia torna a se stessa, ritorna a se stessa, ed è mafia allo stato puro come lo è stata sempre, questi qua non hanno avuto gli strumenti culturali per capire che cosa stava diventando, quindi non li hanno riconosciuti. Questa è una mancanza di, è un'ignoranza nel senso letterale del termine, sono ignoranti. Non hanno la sensibilità di capire, non hanno la cultura, non hanno il sapere, da una parte. E poi c'è anche lo Stato. Lo Stato ha dimostrato con tutta la sua forza, nella stagione del dopo stragi, dal 92 al 95, 96, 97, e lì mi fermo, andiamo troppo avanti. Lo Stato, quando si muove, non c'è organizzazione criminale che tenga. Ha disarticolato militarmente quella che era l'organizzazione potente criminale del mondo occidentale, la Cosa Nostra Siciliana. Militarmente li ha distrutti. Se voi andate a Palermo oggi, negli ultimi 2 o 3 anni, ho sentito ogni tanto alla TV che mentre costituivano, erano riuniti per costituire la cupola, li hanno arrestati. Ma proprio materialmente, mentre erano riuniti, scendono i carabinieri e li arrestano. Quindi non sono in grado di fare più niente quelli. Quindi lo Stato è stato, scusate il gioco di parole, è stato formidabile nella repressione poliziesca giudiziaria di quel tipo di organizzazione. Ma nello stesso tempo lo Stato non è stato capace di capire cosa stava avvenendo, e non ha voluto capire. Poi si sono persi che hanno capito e non hanno voluto capire, e poi si hanno voluto capire. E lo Stato, purtroppo, secondo me, a quasi 30 anni alle stragi ha ripreso il suo ritmo, ha ripreso il suo respiro. Quindi c'è sempre un pezzo di Stato che è al servizio dei cittadini e che funziona benissimo, perché c'è, e anche questa vicenda lo dimostra, e c'è un pezzo di Stato col cuore nero. C'è un pezzo di Stato che è sempre lo stesso, ha il cuore nero un pezzo di Stato italiano, non è un blocco unico lo Stato. E questo riguarda l'antimafia, non è stato in grado di capirlo.
Poi ci sono i silenzi più imbarazzanti, i silenzi liberi di certo sono veramente imbarazzanti. Perché tu l'avevi avvisato del io l'avevo avvisato. Nonostante questo lì ha continuato. Anche lì non è la vicenda giudiziaria che mi colpisce, perché lui nelle carte, non tanto per scrivere tutto, ma tutto la presa su di me, per avere scritto su 28, 26 telefonate, quello siamo detti, ma è quello che ha fatto alla luce del suo 28. Per esempio questa indagine è una prima discovery nel gennaio del 2016. Io penso che queste cose te le dico con molta tristezza, perché io vengo da quella storia, non da Libera, ma vengo da quel mondo, non vengo dall'altro mondo, vengo da quel mondo, e per me è la amarezza più grossa questa dell'antimafia. Quindi c'è un gioco a Tiglia, io ti leggo, devo dire, le caratteristiche fondamentali di un piano di rinascita democratica che andava sotto il nome di PD2, e sono avanzamenti di carriera, incarichi, consulenze, promozioni, sponsorizzazioni, raccomandazioni, finanziamenti, controlli della stampa soprattutto. Ecco, qual è la differenza tra questo piano di rinascita democratica di Vito Zelli di Pibia e l'architettura che aveva messo in piedi montante in Sicilia? Allora, io aggiungerei anche controllo, non solo la stampa, dei sindacati, degli apparati e della magistratura. Perché, allora, quando io ho cominciato a scrivere nel novembre scorso, tanto ho cominciato a scrivere, io non volevo scrivere questo libro, perché dopo aver letto le carte ero schiantato per aver fatto tanti amici dentro questo vicenda. Amici anche magistrati, amici nel senso non con i quali avevo rapporti cordiali, avevo rapporti affettuosi, cioè diversi, ventennali, sono quindi trentennali. Quindi non capivo, come non penso che siano delle cattive persone, non le pensavo prima, non le penso nemmeno. Di trovarli là dentro mi ha colpito, quindi io per un'estate sono rimasto schiantato, perché ho letto questi 30 anni, 2000 pagine, sono rimasto schiantato, non avevo intenzione di scrivere. Quando ho cominciato a scrivere, ho cominciato a scrivere perché lui, Montante, ha scelto il rito abbreviato, quindi ha porto chiuso, quindi non ci sarebbe stata un'adeguata diffusione delle informazioni. Quindi a metà novembre l'anno scorso, il 10-15 novembre, in questi giorni ho scritto un tratto libro, in 3-4 mesi. Perché delle carte, il libro non è che racconta tutta la vicenda, ma racconta un pochettino. Nel fascicolo, ad esempio, del processo, c'è varie cose, un dossier di 289 pagine dove il magistrato delega alla polizia giudiziaria, fammi polizia giudiziaria l'elenco di tutti quelli che hanno avuto favori da Montante. Io non posso mettere in un libro di 300 pagine 300 nomi, il percorso narrativo sbanda. Poi se metto il nome di Angelo non posso mettere quello di Presidente. O li metto tutti e due, o non metto nessuno. Io metto 300 nomi, vi assicuro che i nomi sono tutti belli grossi, no? Io ho detto che tutti devono costruire, mi sento che l'ex comandante generale tra di noi, il vice capo della polizia, il capo della polizia, i due direttori centrali della DIA, due direttori centrali della DIA, una trentina tra prefetti e questori, correndo questo elenco, a questo punto dico, ma io questo elenco l'ho già visto. Allora, la memoria va all'81, a Castiglione Subotti, quando la Guardia di Finanza entra su ordine del giudice Colombo e Turone nella villa di Vicelli e trova l'elenco all'ottimo. Allora sono passati, la società è cambiata, più liquida, e anche il crimine è più liquido, non c'è bisogno di avere riti di iniziazione, cappucci, compassi, gli organismi criminali
si riproducono più velocemente sotto altre forme, però è ancora quello. C'erano anche i presidenti di banca, i presidenti dell'ENI, che non erano, ma c'erano anche nel tempo. Qua c'è una banca nuova, una banca che io ho lavorato poco, perché c'è un altro collega che ha lavorato dopo di me, ma su questo punto è andato più avanti ed è ancora più avanti, che Paolo Mondani di Report, che ha scoperto che c'è questa banca che io conoscevo perché l'avevo già attenzionata, come si dice in gergo investigativo, ma non ho avuto il tempo di andare a fondo. Mondani fondato, che è la banca dove ci sono tutti gli spioni d'Italia, sono là. Amici di magistrati, di figli di magistrati, di verificali, di terapia, tutti assunti là. E secondo qualcuno è struttura dei servizi segreti. Due giornalisti, due nostri colleghi, che hanno affittato il naso dentro, sono affermati sotto indagine per violazione del segreto di Stato. Allora, ho visto i due elenchi, ho visto che non solo le persone erano le stesse, ho visto che gli obiettivi erano gli stessi, oltre i favori, il controllo della stampa, dell'informazione, della magistratura, degli apparati politici, ma i mezzi erano gli stessi, rifatti, estorsioni, telefonati illegali, pedinamenti illegali, perché questo signore aveva messo su un sistema di dossieraggio dove lui girava, pensate, come anche con una pennetta, incontrava angeli, se c'è un caffè, e registrava anche il caffè, poi lo ritrovi nelle carte il caffè. Andava, io non so poi a chi le palle o in che senso, andava al Ministero degli Interni, registrava il capo della polizia e il ministro degli interni, registrava il suo avvocato, quello che lo doveva difendere, e poi faceva registrare dai suoi, perché aveva un esercito di maggiordomi, di lacchè interno, tutte le persone che si sono ritrovate nelle carte. Io un giorno che chiamo per un di farla parlare la stessa, e lei regolarmente mi ha registrato, io non me lo ricordavo nemmeno come si chiamava, mi ritrovo nell'ordinanza di consiglio cautelare la telefonata perfetta che avevo fatto, quindi l'ora, il giorno, registrava tutti dossier. E se si dice una cosa carina, che la stanza, che ho detto dietro al libro, lui la chiamava con un certo pudore la stanza, diceva, diciamo della legalità, aggiungeva quel diciamo. Senti, mi sono lasciato per l'ultima domanda, sperando in un calo di tensione, di attenzione da parte del pubblico, che sono invece molto attento. Volevo chiedere, per passare un po' di tretta, la domanda sui giornalisti, per carità di corporazione, invece no, invece sono molto attento, quindi io la devo assolutamente fare. Qui ci sono una ventina di giornalisti, anche di più, che scrivono a favore di Montante, che scrivono contro di te nel momento in cui tu hai cominciato. Ma insomma, dove sta andando questa nostra professione? Dicono che sono 20-30, ma ne mancano, perché i magistrati hanno fatto la loro indagine, ma mica sanno tutto, quindi un po' ne mancano, ne conosco altri. Allora, lì intanto non bisogna mai generalizzare, perché le posizioni di ciascuno di loro ci sono anche tutte. Se scrivi il libro è così, non scrivi tutta la situazione. Ma no, parlo con l'elenco dei cattivi, non generalizzo nemmeno su di loro, perché per esempio ci sono due giornalisti che per 30 anni hanno avuto una più che dignitosa carriera, poi chiedono dei soldi per fare un giornale. Ma ci sono dei giornalisti che mangiano per pezzi, quindi c'è un giornalista che ha una busta paga, ma non è un modo di dire, aveva la busta paga. Dal suo giornale la busta paga la mancante, proprio una busta paga, per 2 anni e mezzo. Ce n'è uno che ho incontrato, il dottor Falcone ha intercettato ai tempi del nostro processo, che era alla corte dei Salvo di Saloni, gli esattori mafiosi, gli amici di Andreotti, e lo ritrovi nelle carte di Montante.
ce ne sono altri che hanno, come dire, venduto e facevano libri a favore di tutti gli amici di Monsanto, scrivendo minchiate sopracciglia. Io, ad esempio, vabbè, non mi faccio nemmeno gli esempi, e ce ne sono altri che hanno un ruolo meno. Ma il problema non è il singolo, il problema è come il nostro mestiere, come l'informazione sia stata liberata dalla comunicazione. E come il nostro giornalismo di oggi, anche sui temi della mafia, sia molto galleggiante. Vi faccio un esempio di questa storia, non ne parliamo. Qualche giorno fa un giornalista, che poi è un giornalista per bene, oggi che un giornalista per bene, doveva fare una domanda a un predicatore dell'antimafia sul caso Monsanto, si è girato intorno e gli ha detto: ma di Monsanto avete parlato? No, il nome non l'abbiamo sentito. Cioè, non sa manco il nome di uno condannato a 14 anni con rito abbreviato. Ma di che stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Allora lì non è per bene, certo che è per bene quel giornalista. Però cammina muro muro, sapete cosa significa camminare muro muro? Per chi parla di dietro, no, ma il dietro da di chi? Che facciano il loro mestiere dignitosamente. Vi faccio un altro esempio, vi ricordate quel giornalista, che è stato una condanna in appello ieri, che ha preso la testata dagli Spada, quindi massima solidarietà a questi giornalisti della Pier Vincenzi. Però io in quel bar ci sono state 4 ore, non penso che sia stato quasi un bel servizio, c'è modo di farlo, certo, aveva la telecamera, ha molti anni meno di me, ha meno esperienza, però il dato è un altro, tutti i telegiornali su quella testata, gli Spada sono terribili, sono benemeriti il lavoro delle forze dell'ordine, dei magistrati che li ha tolti di mezzo, gli Spada, Casa Monica, i figli fanno paura, però sono delle macchette, nella mafia degli emarginati, questo è un giornalismo che sulla mafia degli emarginati si gonfia il petto, non rischia niente. Parlare di Tecorina, dei Corleonesi, degli Spada, di Don Pepe a Vittoria o a Rovigo, non si rischia niente, si rischia a parlare di quelle mafie, di quegli organismi criminali che hanno rapporti con gli operatori dello Stato. E questi giornalisti preferiscono ripetere una frase che 40 anni fa era rivoluzionaria, era un grido di disperazione, di dolore, ma che io mi vergogno per loro che la gridano: la mafia fa schifo. Si sentono coraggiosi a dire: la mafia fa schifo. E la mafia fa schifo lo potevi dire 40 anni fa, lo poteva dire il povero Pettino impastato, il papà mafioso, lo zio capomafia, sento passi che era Tanino Badalamenti, il capo dei capi. Ma dirlo oggi, con tutto il sapere che abbiamo, il giornalista ha l'obbligo di dare informazione, avere idee, fare collegamenti, un po' di sapere. Ecco perché siamo messi non male, caro Presidente, siamo messi malissimo. E poi il giornalista non può dire sempre io. Io non lo so quanti anni hai, ma per tutti questi. Quando sono entrato al giornale L'Ora, altra cosa, la prima cosa che mi hanno detto, dice: tu devi usare io, un giornalista lo usa, allora, adesso è un po' più, se vai sulla Luna, dice, io sono andato sulla Luna, no? Perché se no devi essere impersonale. Hai citato il giornale L'Ora. Il giornale L'Ora era un piccolo grande giornale di Palermo, il giornale della Sera. Palermo lo chiamavano il L'Ora morti e feriti, perché c'erano i morti per strada e gli strilloni dicevano: L'Ora, L'Ora morti e feriti, quanti sono morti, quanti ne cadono, quanti ne sono morti, quanti ne sono. E i vecchi dell'Ora, più vecchi di noi, che ancora per fortuna ci sono, appena sentono dire L'Ora era un giornale antimafia, diventano matti. Questo era un giornale che dava le notizie. Nessuno giornalista antimafia o scrittore antimafia, a forza gli davano delle scritture antimafia, per il giorno della Svezia, per tutto quello che ha prodotto lei. Ma di che cosa doveva parlare? Era di Racalmuto, a 21 km da Caltanissetta e a 27 da Grigento.
dentro il foglio dove la mafia si respirava nella polvere, uno scrittore parla della realtà che lo circonda, ma non era uno scrittore intimato. Io querelo ormai, quando mi dicono giornalista antimafia vado in procura e querelo. Sono un giornalista, e qualche volta riesco a farlo bene, qualche volta meno bene, qualche volta dignitosamente, e anche, se sono la vera, un giorno diffidato di chi si presenta come bigliettino giornalista di inchiesta. Uno già giornalista, è già così difficile fare il giornalista, fare pure il giornalista di inchiesta è impossibile, quindi molto spesso in Italia sono bravissimi giornalisti in Italia, per presentare televisione, ma questi che si professano giornalisti in testa, sapete cosa fanno? Che piacciono male gli atti della polizia giudiziaria e dei magistrati, e spesso li si professano male perché oggi gli ufficiali della finanza, dei carabinieri, i poliziotti scrivono meglio dei giornalisti, scrivono molto meglio, quindi li copiano pure male. Bene, adesso ti do la parola. Ovviamente abbiamo soltanto toccato marginalmente alcune cose di questo libro. Volete sapere se il montante è in possesso delle registrazioni dei colloqui tra Napolitano e il ministro dell'interno che dovevano essere discusse e che non sono state discusse? Beh, in questo libro troverete anche questo e tante altre ancora. Quindi io vi consiglio assolutamente di acquistarlo e di leggerlo, perché è veramente un allenamento alla civiltà e alla democrazia. Angelo Venti, a te la parola. Grazie, grazie. No, vi volevo invitare sul passaggio dei giornalisti. Mi sentivo perché, visto che hai fatto la battuta sulle biciclette, noi proviamo l'anno scorso che abbiamo avuto il possesso con l'inviato segreto di Montante, in cui si stava questa cosa del, di circa 60 giornalisti più o meno, con i volti, era un po' di più, coinvolto nel sistema montante. La cosa delle biciclette l'abbiamo giocata perché era quella più facile da far capire alla gente. Mi ha fatto una serie di articoli, ma il primo articolo è stato proprio quello del, no, sui giornalisti coinvolti, e l'abbiamo pubblicato per, dopo averci riflettuto per più di 15 giorni, perché uno, perché dopo l'articolo di Bolzoni del 2015 si era stato il silenzio di tutta la vicenda di Montante, e vedendo quell'elenco si capiva perché erano coinvolti direttori di testate nazionali, giornalisti RAI, eccetera eccetera. Eravamo consapevoli pure che quell'elenco non ce l'avevamo solo noi, ce l'avevano anche le redazioni dei giornali, ma nessuno pubblicava, nemmeno per dare la possibilità di difendersi a quei pochi che erano coinvolti solo marginalmente. Quindi la riflessione sulla categoria, Stefano, la vorremmo fare bene. Dopodiché, anche perché non è normale che quell'elenco per la prima volta è uscito su un giornale online, la redazione alla Petonia, insomma, quando praticamente ce l'avamo tutti. Cioè, dopodiché, piano piano è cominciato a uscire, però vi dico di qualche altra reazione. Cioè, tanti, devo dire che tanti colleghi mi hanno dato un messaggio: ah, complimenti, avete fatto bene, però appena gli rispondete, ah sì, grazie, aiutateci a farlo circolare, c'è stato il vuoto, cioè dando qualche giornale online siciliano, la cosa non più ripresa. Grande. Sì.
giornalisti faccio la difesa, faccio dei disturbi. No, guarda, insomma, fargli disturbi perché se metti tutto in un caldone, diciamo, la nostra spero che non vada fatto un dibattito sui giornalisti, perché insomma il sistema montante che invece tutto, voglio dire, il complesso degli apparati dello Stato, il complesso della società civile, però c'è anche da riflettere su un dato per quanto riguarda i giornalisti in questo momento, no? Che è un dato drammatico, che c'è un processo di ristrutturazione del sistema dell'informazione che si vede vittime che possono dire artefici della realtà. Scontiamo probabilmente anche una perdita di forza, no? Non solo contrattuale, ma anche di autorevolezza, una perdita perché i nostri editori ormai non vogliono più fare i giornali, perché i nostri editori non vogliono più fare informazione. E quindi, voglio dire, è un meccanismo che va analizzato comunque a 360 gradi. Vabbè, ma insomma, perdonateci per questa divagazione, questi venti da fame e tant'altro, questi venti da fame. Vabbè, insomma, io volevo sollecitare qualche vostra riflessione invece. Sì, se c'è qualcuno che vuole fare qualche cosa, no, volevo fare. Non l'hai fatto ancora? No, in realtà mi sto girando sulla domanda tua. Io in realtà ne potrei fare una serie, però ne faccio una sola. Mi resta vedere quello su. La stessa zona di mafia e così via, c'è un paragrafo nel libro che ci riguarda più o meno direttamente come abruzzesi, cioè all'ultima pagina, ed è un passaggio sull'Aquila, sul terremoto dell'Aquila. Allora, leggo solo qualche frase. Allora, una piccola grande lezione si è Bolsoni, però l'avevo appresa lontano dalla Sicilia, all'Aquila, durante bene il terremoto del 6 aprile 2009. Ricordo che si ritrovano con il terremoto perché, secondo me, ci sono ragionamenti che si interessano con quelli sulla banda di cui ci stiamo occupando, quindi praticamente sul montante. Poi va avanti e cita praticamente un episodio che noi ci ricordiamo bene dell'articolo, il caso. Le cose non ci sono conosciuti, l'articolo sulla presenza di un imprenditore allegato al gruppo di San Gilino che iniziava la denunciazione all'Aquila con il movimento terra e il cantiere di Bassani, sì. L'impresa di Marco di Vazzoli, erano soggetti dell'uomo già individuato e pubblicato ai tempi dell'investimento di Santino a casa vostra, lo avevamo scritto anche prima che li attestavano altri, i soci. Quel giorno però succede il giorno in cui esce l'articolo di Bolsoni su Repubblica, che era il 29 giugno, scrive Bolsoni del libro. La mattina del 29 giugno è sul mio posto con il titolo L'Aquila, le amicizie pericolose a lungo alla prima di carne. Perché devo ricordare questa vicenda al terremoto dentro la vicenda di questa legge da montante? Perché negli anni successivi mi sono un po' vergognato di quell'articolo su Dante di Marco. Mi sono vergognato perché a fronte di questi bappacci di poche migliaia di euro conquistato chissà come dagli imprenditori di Cazzoli, il giorno al terremoto dell'Aquila sono stati testimoni di colossali affari che ufficialmente le mafie, invece che le abbiamo sempre conosciute, sembravano meno di niente. Imprese tutte pulitissime, eccetera, eccetera, eccetera. Io voglio ricordare una di voi, che si ricorda bene anche Stefano, perché quel giorno rappresenta anche lui. Quel giorno successe una cosa anomala, il rituale almeno. Questo l'articolo documentato, viene convocato una conferenza stampa dal prefetto dell'Aquila con del giornalista e a difesa della ditta. Lo ricordi che no? Per delicatezza credo che non l'hai riportato. Allora, noi decidiamo prendere il terreno dall'Aquila. A
avevamo capito pure le prime settimane che c'era qualcosa che non andava, cioè che occupavamo di individuare le vittime, di segnalarle, di... però quello che succedeva era comunque a nuova, in particolare erano le ordinanze, e penso a questo ti riferisci. Praticamente con l'emergenza c'era il sistema per cui con l'ordinanza da quando si faceva la visita la potevano fare in piedi da tutte le leggi, quindi praticamente riuscivano a girare i controlli anche quelli antimafia. Succede che praticamente dopo tutta una serie di segnalazioni ed anche qualcuno che gira in sala che partecipò a quegli accessi ai cantieri, le forze dell'ordine circondano quel cantieri e in quel cantieri trovano 600 vitte, 620 vitte, senza autorizzare la subappalto, quindi significa non c'erano stati controlli antimafia previsti per legge. A un certo punto esce un'ordinanza che cancellava retroattivamente il reato di subappalto non autorizzato, quindi praticamente tutte le forze dell'ordine si trovano senza più le prove che erano raccolte. Quando facciamo l'articolo vediamo noi questa cosa, non è che veniamo attaccati dalle società mafiose o dalla criminalità organizzata, anche in quel caso l'attacco si arriva dalla prefettura. Adesso io leggendo il libro e soprattutto l'inchiesta successiva di Revert su Banca Nuova, sugli infetti, vedo che ricorrono gli stessi soggetti, a volte anche gli stessi nomi, che hanno lavorato all'Aquila. Quindi ti chiedevo, visto che la commissione di mafia ha detto che stai approfondendo il discorso, questa cosa della gestione del grande evento e quindi anche dell'emergenza, come la riguardi all'interno di un sistema tipo quello di Montante? Io questo aspetto non l'ho ancora approfondito, però è chiaro che il sistema nazionale va anni sempre lo stesso. Dove c'è emergenza ci sono apparati dello Stato, dove ci sono apparati dello Stato poca possibilità di accesso, si fanno le cose veloci, anzi velocissime, sono pochi controlli e soprattutto non sono ben accetti sui canali. Non sono ben accetti sui canali. Lo schema è sempre lo stesso. Adesso è uno schema secondo me che lì si va oltre al tradizionale schema a cui eravamo abituati. E lì la definizione del Presidente punto 4 magari non è mafia punto 4 perché non puoi dire mafia punto 4 puoi dire organismi strani punto 4 funziona, no? E poi i personaggi degli organismi punto 4 si incrociano con quelli che poi trovi in questo libro, è un discorso un po' così un po' surreale in codice perché non è uno non può dire ufficialmente non può chiamare mafia nemmeno non può dire a Montante che è mafioso perché nonostante sia stato nel cuore di un boss di Cosa Nostra importante, nonostante sia stato i suoi testimoni sono stati due boss di Cosa Nostra e i loro parenti, quindi una bella famigliola, no? Nonostante abbia 26 anni almeno di rapporti permanenti con loro, si sono ormai pentiti che parla, non ha il bollo, che è il bollo infame del 416b. Poi per fortuna arriva anche in Italia una giudice, come la dottoressa Lucarelli, che la giudice per tutte le motivazioni che ha condannato Montante, e trova questa formula felicissima. Che nonostante il 416 bis dice la mafia trasparente, allora chiamiamoli mafiosi trasparenti. Si può dire mafioso, sei un mafioso trasparente, dice noi il 416 bis. Insomma, io credo che allora faccio discorsi vari,
diamo una definizione, raffiguriamo in poche parole tutto. In Italia il problema non sono i poteri illegali, perché con i poteri illegali lo Stato reagisce, sono i poteri legali che si muovono illegalmente. Il problema di noi italiani è questo. Ed è quello che non hanno capito la situazione di Tomato. È quello che non hanno capito tutti. Fino a ieri firmava protocolli legali, continua a firmare protocolli legali per i prefetti. Sono prefetti e prefetti. E poi cosa sono questi protocolli di legalità? Mi hanno spiegato diverse volte, non l'ho capito. E mi hanno spiegato 30 volte perché il Ministero dell'Interno non si è costituito parte civile contro i poliziotti del caso Montante. Me l'hanno spiegato tutti. Non l'ho capito, perché sono duro, non l'ho capito. Come non ho capito perché il Ministero dell'Interno qualche mese prima non si è costituito parte civile contro i tre poliziotti accusati di aver fatto il depistaggio sulle indagini per la strage di Via D'Amelio. Me l'hanno spiegato anche lì, non l'ho capito. Allora, il problema in Italia oggi, che c'è, non ci sono più i cattivi riconosciuti, non c'è più lo zio Totò, che metteva bombe di qua e di là, che strangolava, che beveva il moestandò mentre con la cordicella qua. Il problema è che ci sono altri giocorini ben più ripuliti, incensurati, pettinati, profumati, politicamente corretti. E persone difficili a riconoscere, ma che fanno abbastanza schifo anche loro, signori. Fanno abbastanza schifo. Ma io credo che un applauso, la merito. Sono delle domande, ci sono delle cose sì, una domanda, prego. Ammetto che non ho letto il libro, quindi lo acquisterò e lo leggerò. Non c'era assolutamente. Ma la suscitata il dottor Pallotta quando ricordava quel passaggio su Shastri, no? Probabilmente ne parlerà di questo, perché mafia e antimafia. A un certo punto Sciascia scrisse proprio sulla Repubblica e parlò dei professionisti professionisti dell'antimafia. E su questo poi è montato su tutta una polemica al solito noi italiani. Volevo sapere da lei la sua opinione. L'articolo del 10 gennaio 1987 ed era sul Corriere della Sera. Il primo elemento è questo, che nel suo articolo, era la terza pagina del Corriere, la parola i professionisti e l'antimafia non compare mai, non parla mai questo, ma è un titolo che fa il sapere del Corriere. Quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, siamo in pieno maxi processo. Maxi processo deve essere iniziato nel febbraio dell'86, finisce nel dicembre 87 e a Palermo succedono solo tre cose. C'è un silenzio surreale a Palermo. Allora, la prima cosa è l'articolo di Sciascia, cioè devastante, ne stiamo parlando a 30 anni e passo di distanza, quindi le ferite sanguinano ancora per quell'articolo. Secondo episodio è l'uccisione di un bambino ad ottobre tra i due donne. Arriva un killer su una moto, col casco gli spara in mezzo agli occhi. Ancora oggi non si fa niente. La terza cosa che succede è che il fratello del capo dei capi di Cosa Nostra Palermitana, ucciso Bontate, Stefano, Giovanni, detto l'avvocato, si alza il giorno dopo l'omicidio del piccolo Claudio e dice: non siamo stati noi. Per noi gli costò a ponersi dal carcere, noi chi ha riconosciuto l'esistenza in vita dell'organizzazione pesante. Questi sono i tre episodi. Quindi quell'articolo nel silenzio surreale al maxi processo è risultato devastante per tante ragioni. Perché c'è un modo di dire in Sicilia, dice, il fatto è uno e il discorso è un altro. Il fatto è uno e il discorso è un altro. L'articolo è uno, ma il discorso è un altro, è l'uso che è stato fatto di quell'articolo che ha praticamente segnato un'epoca, perché i professionisti dell'antimafia è un tema, una profezia, quello di fatto è importante, ma questi non sono
antimafia, questo è un organismo criminale, semmai questo discorso vale per l'antimafia sociale, per l'antimafia politica, questo è un organismo criminale che non si può, l'antimafia di montante, non la possiamo confondere con l'antimafia di Libera, dell'antiracket, di Tocchi, della politica, se no sbagliamo, questi sono organismi criminali. Quindi il tema montante, io non lo, questo è un titolo, questo libro è un titolo commerciale, che è il problema dell'antimafia, ma il vero titolo di questo libro nella mia testa era un altro, il senso, la mafia dopo le strade, ecco che cosa è successo. Ma non possiamo confondere montante con l'antimafia, perché se no non abbiamo più le coordinate. Il discorso del processo dell'antimafia invece riguarda proprio l'antimafia di cui parliamo. Ma l'uso che ne hanno fatto è stato terribile. Penso che i due obiettivi dell'articolo erano il sindaco Orlando, che non viene citato, e il dottore Paolo Borsellino, che viene citato e viene preso come esempio da stessa di come per meriti antimafia un magistrato più giovane di anzianità possa scavalcare un magistrato più anziano, tanto che dopo l'esperienza al più antimafia di Palermo, il dottore Borsellino è stato nominato procuratore capo della Repubblica di Marsala per meriti antimafia, che sono passati scavalcando dei colleghi più anziani. Si scatena la polemica, Sasso e Borsellino si incontrano una volta sicuramente, ma tre volte si scrivono, per delle storie abbastanza interessanti. La Vulgata dice hanno fatto pace, ma al trigesimo della morte del dottor Falcone, a casa prefetto, il dottor Borsellino, l'ultima volta che parla in pubblico, dice tutto cominciò con quell'articolo. Sono parole sue, non nostre. L'ultima cosa su Sasso, siamo un paese strano, noi giornalisti siamo strani. Se lei guarda tutta la letteratura del Novecento, italiana e siciliana, siciliana, e quando dico italiana intendo siciliana perché abbiamo avuto due premi Nobel, abbiamo avuto prima Verga e poi, vabbè, e poi abbiamo avuto Pirandello, non è grande letteratura, Camilleri, ma anche lì non hanno mai parlato loro della mafia, ma Pirandello non è Verga. E nei libri di Camilleri la mafia è sempre picturesca, in disparte, non è presente, è spettacolarizzata, banalizzata. Quindi l'unico scrittore che ha fatto conoscere la mafia agli italiani nel 1961 con Il giorno della civetta, che si scrive il bellissimo film di Damiano Lamiani nel 68, è Sasso. E nonostante questo lo abbiamo avventato come e lo abbiamo considerato quasi un filometro. Quindi è il discorso è uno e fatto un altro. Un conto è l'articolo e un conto è l'uso che si è fatto di quell'articolo, soprattutto la parte, di una parte precisa della società italiana. Scusa Stefano, leggevo che uno dei filoni più interessanti ancora da scoprire, non abbiamo parlato quindi così accetto, è quello del finanziamento ai partiti sul caso Montante. Ho letto male o è una stupidaggine che c'è? No, c'è un'indagine in corso, c'è stata già un po'. C'è un po' di indagine che è già stata conclusa con delle archiviazioni. E c'è un pezzo di indagine che non è segreto, sta andando a chiudere in questi giorni, in queste settimane, che riguarda la regione siciliana come capo della situazione che è sempre mancante, più l'ex presidente della regione siciliana prefetta. Nono non è a livello nazionale. Il personaggio nazionale molto interessante che è uscito dall'indagine, è uscito dall'indagine della magistratura, non dall'indagine giornalistica e politica, e il senatore Beppe Lumia, che so che è stato già presente qualche anno fa, presidente della commissione parlamentare antimafia, che è il regista politico che ha portato con Confindustria non tanto alla regione, prima con un governo di centrodestra, con un governatore che è accusa per mafia, e poi con molto disinvoltura, con gli stessi apparati, gli stessi voti, gli stessi burocrati,
l'ha portato con l'antimafiosissimo, mettete su 800 virgolette davanti e dietro, protetta, quindi questo blocco di potere che si sposta dalla sinistra alla destra, e su e giù, dalla mafia all'antimafia con non salare. Il regista politico di questa operazione è stato l'onorevole Bettolini, senatore Bettolini, sei legislature, che adesso pare che sia nascosto dietro un pietrone, per non farsi vedere. L'ultima domanda, sì, prego signora. No, c'era la signora prima, no, prego, dopo. Sì, prego. Io vorrei, buonasera, abbassare il livello in questo senso, cioè parlare di quella che è la società, cioè i cittadini, quando si trovano di fronte a dover combattere, unirsi, noi siamo un comitato di un paesino più vicino, e nei 5 anni di cui ci stiamo occupando di un banale impianto di compostaggio, niente di particolare, che però noi riteniamo non avere legittimità di stare sul nostro territorio, ciò che abbiamo notato, a parte nelle istituzioni, soprattutto nei primi 3 anni del nostro impegno, è stata una sorta di muro di gomma, di non voler affrontare, se non chiaramente anche noi, passerelle politiche durante i periodi elettorali. Una cosa che almeno mi sembra di aver notato è non solo il muro di gomma, a volte la difficoltà di dialogo con le istituzioni, eccetera, ma nei nostri concittadini, in un territorio abbastanza grande, nel senso comprende almeno tre comuni, una sorta di silenzio civico, cioè il non volersi impegnare, il non volersi esporre, eccetera. E noi, almeno io, parlo per me, ho sempre pensato che questa fosse una sorta di forma mafiosa, a proposito di virgolette, di pensare la propria presenza sul territorio, la propria, il proprio modo di essere di cittadini liberi, nel difendere quantomeno un diritto alla salute, no? Grazie. La mia domanda era... facciamo un'altra domanda, così mettiamo insieme. Sì, prego. Cioè, secondo lei esiste una mentalità mafiosa all'interno della società civile, cioè dei cittadini comuni, oppure esiste qualcosa di diverso? Esiste, esiste la signora, dice la signora, se esiste dentro di noi una mentalità mafiosa, come dire, un'ur mafiosità impersonale. Facciamo la seconda domanda e poi risponde insieme. Dunque, io sono un cittadino normale, imprenditore, sono lieto di essere venuto invitato dal sindaco di San Benedetto. La mia domanda, più che una domanda, una considerazione di stupore, ma credo a tutto quello che lei ha raccontato, perché nei fatti, anche nella società, si vedono, non c'è. Quello che mi preoccupa è se questo sistema, io credo che comunque un terzo della parte buona di tutti i livelli dello Stato e di chi amministra l'Italia, i comuni, eccetera, lavori per eludere, per sconfiggere questa cosa. La mia domanda è, la preoccupazione è per le generazioni future, quanti anni ci metteranno o ci metteremo, perché noi dobbiamo essere i primi a avere la coscienza e rifiutare certe cose che la signora diceva, ma che sono di tutti i giorni quando si va in un comune o si ha. Quindi che cosa per le prossime generazioni, secondo la sua esperienza? Abbiamo speranza, insomma, questa è la domanda. Cioè, la speranza è solo di... L'ultima, dopodiché diamo la parola a Ilio Leone per concludere. Allora, signora, io naturalmente non conosco la realtà del suo comune, ma la non so, quindi nemmeno la cultura del luogo, le direi delle banalità. Le posso dire una cosa, che là nelle zone nostre era come quando c'era il capomafia.
si sussurrava il nome piano piano e la gente era terrorizzata, anche perché ha rovinato questo sistema anche persone normali, il commerciante che non era allineato. Io lo racconto sempre nel libro, ho incontrato un giorno degli amici che mi portano da un conoscente, un uomo della mia età, benestante, che va un giorno in banca per chiedere il mutuo casa, non glielo danno, e si stupisce perché è una solida posizione economica. Il funzionario infedele della banca, in quel caso fedelissimo, dice: guarda che sei addosso la DIA che ti fa le indagini antimafia, quello diventa matto. Poi il capo della DIA è stato arrestato di quel concetto, perché era un bravo al soldo, quindi la gente aveva paura, terrorizzata. L'ultima cosa su il sentito compostaggio, quindi i rifiuti hanno tolto per comuni per mafia. Adesso c'è un'indagine parlamentare, perché cosa è successo? Questo sistema voleva, penso dove sono arrivati, voleva trasformare, se riuscito, una discarica pubblica in discarica privata. Il sindaco per bene si è messo di traverso, lo hanno indagato per mafia. Dopo 3 mesi presolto, no 6 mesi, così hanno fatto in un altro comune, quello comune siciliano, comune di Racalmuto, adesso in un terzo comune. Quindi l'uso violento del Ministero dell'Interno, parte politica, per sciogliere i comuni per mafia. Siamo arrivati dove non immaginavamo di arrivare. Per fortuna ci sono delle inchieste parlamentari, devo dire anche la leggerezza dei magistrati in questo caso, non so. Grazie la parola al professor Ilio Leoni per i saluti conclusivi, ma anche per le considerazioni finali. Io non avrei alcunché da aggiungere a quello che è stato detto, non mi pare di essere in grado di annettere valore aggiunto alle cose dette finora. Mi piace rilevare la presenza e la partecipazione significativa e importante che abbiamo a questa manifestazione. È veramente importante, perché questo significa che siamo una terra dove c'è ancora sensibilità alla legalità, dove c'è ancora la voglia di mettersi in gioco e di lottare per la legalità. Il dottor Bolzoni diceva, ha toccato il tema delle compromissioni tra gli enti pubblici e la criminalità. E noi abbiamo veramente buone speranze, perché partecipano a questa manifestazione persone assolutamente importanti. Abbiamo le nostre sindache preferite, dalla sindaca di Maiano, la sindaca di Spirtola, la sindaca di Lucio De Marchi, la vice sindaca di Collelongo, il sindaco di Pessina, il sindaco di Collarneo, il sindaco di Lucio De Marchi, che ringraziamo veramente per la loro presenza, il sindaco di San Benedetto De Marchi. È veramente un segnale positivo, bello. Questo significa che c'è ancora speranza nella nostra terra di camminare sui sentieri della legalità e sui sentieri della democrazia e della partecipazione. Grazie, grazie, grazie. Grazie.